La famiglia dei Peridi comprende 17 specie nell'area appenninica, suddivisa in tre sottofamiglie, che sono queste, quindi le Pierine, che includono farfalle generalmente bianche con disegni neri e alcune del genere Antocaris, anche con delle zone arancioni sulle ali anteriori. La sottofamiglia delle Coliadine, con le Colias e le Gonepteryx, e la sottofamiglia delle dismorfine, che include le due specie di Leptidea. Allora, cominciamo con l'Aporia crateggi, che viene chiamata anche Pieride del biancospino, perché si alimenta allo stadio larvale soprattutto su biancospini, ma anche su altre rosacee arbustive come il prugnolo. Questa farfalla è molto caratteristica perché ha una livrea molto semplice, cioè molto basic, quindi bianca con le nervature delle ali nere. Il maschio e la femmina hanno una livrea simile, le femmine però si riconoscono perché hanno le nervature delle ali anteriori, soprattutto marroncine, e hanno una zona traslucida verso diciamo, nella zona post-discale, quindi in questa zona qui che vi sto indicando, dove la femmina perde delle squame durante i primi giorni di volo. L'unica specie con cui può essere confusa questa farfalla sul campo è eventualmente il Parnassus nemosine. Parnassus nemosine però si riconosce facilmente perché ha delle macchie nere, questa macchia nera al centro della cella discale delle ali anteriori e ha anche una macchia nera qui, diciamo all'apice della cella sulle ali posteriori. Ha anche una zona grigia molto più marcata verso questo margine interno dell'ala posteriore, e l'ala posteriore ha anche il margine interno concavo, che è una caratteristica che si trova in generale in tutti i papilionidi della nostra fauna. Poi abbiamo tutte le Pieris. Le Pieris sono diciamo, le cosiddette cavolaie. Le Pieris sono molto simili tra di loro e possono anche loro porre dei problemi di identificazione, soprattutto quando si ha a che fare con individui magari un po' logori e quindi un po' rovinati. Allora, queste tre sono specie molto diffuse. La Pieris brassicea e la Pieris rapa in particolare si trovano comunemente anche in zone antropizzate perché le loro larve, come ben noto, si alimentano su brassicacee come il cavolo, la rapa, quindi su piante coltivate, oltre ad utilizzare anche brassicacee spontanee. Allora, la Pieris brassicea delle tre è la più grande. E si riconosce per queste caratteristiche. Il maschio è bianco, cioè ha l'ala anteriore completamente bianca, con un apice nero molto esteso, sia sul margine costale sia sul margine esterno. Quindi questa macchia nera forma una mezzaluna molto evidente. Nella femmina c'è un disegno simile, ma sulle ali anteriori sono presenti due macchie nere, anzi tre macchie nere, due molto tendenzialmente tondeggianti e una più allungata in questa posizione. Le due specie più piccole invece hanno la macchia apicale all'apice delle ali anteriori meno estesa lungo il margine esterno e sono vi dicevo di taglia inferiore. Sono molto simili tra di loro, Pieris rapa e Pieris manni. Allora, la manni è una specie intanto più termofila, che si incontra più tendenzialmente più in prati aridi, mentre la Pieris rapa si può tranquillamente convivere con Pieris manni, però diciamo è più frequente, soprattutto diciamo, nelle zone dove ci sono coltivazioni di brassicacee, pur occupando anche ambienti diciamo, naturali. Come si distinguono queste due specie? Allora, la Pieris rapa ha una macchia apicale nera o grigia a seconda della generazione, cioè le farfalle della generazione primaverile hanno la macchia tendenzialmente grigiastra, quelle estive invece più nera. Vi dicevo, la macchia della Pieris rapa è pochissimo estesa lungo il margine esterno, mentre in Pieris manni scende più in basso, cioè arriva praticamente quasi allo stesso livello di questa macchia nera qui, soprattutto nella femmina. In molti individui questa macchia scura si unisce a questa macchia che vi sto indicando, con delle linee nere. Quindi c'è questo disegno particolare che non si ritrova mai nella Pieris rapa.
Inoltre in Pierisrape questa macchia qui che vi indico, la prima macchia, la più alta, sia nel maschio che nella femmina, è di forma tendenzialmente tondeggiante e spesso è più piccola rispetto alla Pieris Manni. Nella Pieris Manni questa macchia spesso è tendenzialmente squadrata o a forma di mezzaluna, anche se c'è sempre una certa variabilità che a volte confonde le idee. Un altro carattere si vede sul rovescio delle ali anteriori. All'apice delle ali anteriori, la Pieris rape presenta una venatura, una nervatura biforcata, mentre nella Pieris Manni questa nervatura è sempre singola. Per il resto sono molto simili sul rovescio, anche rispetto alla Pieris brassicae. Altra specie che si incontra nella zona di nostro interesse è la Pieris Ergane. La Pieris Ergane è la Pieris di dimensioni più piccole. Vedete, ampiamente diffusa nella zona, diciamo, nell'Appennino centrale e anche, diciamo, nelle regioni più meridionali, mentre al nord è presente qua e là in maniera molto localizzata. È una farfalla legata a zone aride, rupestri, con affioramenti rocciosi, spesso piuttosto dirupate, dove cresce l'Eizonema saxatile, che è la sua pianta nutrice. È una farfalla che si riconosce rispetto alle altre due specie di Pieris, diciamo di piccole dimensioni, cioè Pieris rape e Pieris manni, per queste caratteristiche. Diciamo, quella forse più evidente, diciamo, è il rovescio dell'ala anteriore, cioè in Pieris Ergane, sia nel maschio che nella femmina, non c'è nessuna macchia nera sul rovescio dell'ala anteriore. Cioè, queste che vedete qui sono le macchie della parte superiore, cioè sono, diciamo, viste un po' in controluce, ma per il resto il rovescio è interamente biancastro, mentre nelle altre due Pieris sono evidenti le due macchie nere, sia in Pieris rape che in Pieris manni. Sulle parti superiori, poi la Pieris Ergane ha una macchia apicale che è di forma tendenzialmente rettangolare e che tende a formare qui, verso, diciamo, la parte interna dell'ala, una sorta di punta, una specie di triangolo, diciamo. Questa forma non si ritrova nelle altre due specie, né nella Pieris rape né nella Pieris manni. Altra Pieris che si incontra nel territorio appenninico è la Pieris napi. La Pieris napi, rispetto alle altre specie, è tendenzialmente più legata alle zone alberate, cioè la si trova anche in ambienti prativi aperti, però spesso si incontra anche all'interno di radure di boschi o comunque in zone, diciamo, con una ricca copertura arborea, dove si alimenta su brassicace allo stadio larvale e anche allo stadio adulto molto spesso utilizza le brassicace per nutrirsi di nettare. Allora, questa specie si riconosce molto facilmente in primavera, cioè gli individui della prima generazione primaverile presentano una serie di nervature grigie molto molto prominenti, soprattutto sul rovescio dell'ala posteriore, ma anche sulle parti superiori, in particolare la femmina. Quindi nella femmina si vedono proprio queste strisce sull'ala posteriore e sull'ala anteriore. E si intuiscono anche nel maschio, che rendono questa specie facilmente riconoscibile rispetto alle altre Pieris. Inoltre, la macchia apicale delle ali anteriori, vedete che è suddivisa in tutta una serie di macchie tendenzialmente triangolari o comunque di forma allungata, mentre nelle altre Pieris la macchia apicale scura è intera. Quando invece incontrate la Pieris napi d'estate, quindi quando trovate individui di seconda, terza generazione, dovete fare un po' più di attenzione, perché queste striature grigie sono molto meno evidenti, però sono ancora visibili, a meno che non vi troviate di fronte a un individuo molto rovinato, molto logoro. Vedete che lungo alcune nervature sono comunque presenti delle striature, diciamo, grigie, ci sono delle squame grigie che le sottolineano e la macchia apicale, delle ali anteriori rimane sempre frammentata in macchiette separate. Quindi questo è un carattere che comunque si mantiene anche in questi individui estivi. Qui vi ho messo per confronto una Pieris manni, vedete che la macchia, cioè sul rovescio, scusate, delle ali posteriori non ci sono queste striature evidenti, abbastanza evidenti nella Pieris napi che vi mostro qui,
e la macchia apicale nella pieris manni mostra un accenno di, diciamo, di spezzettamento, chiamiamolo così, che può confondere, che può, diciamo, vi può farla confondere con pieris napi, però se vedete comunque la macchia rimane sempre, cioè questa frammentazione, diciamo, è meno evidente rispetto alla pieris napi. Altra specie interessante, presente nell'area appenninica e in Italia altrove solo nella zona più o meno del Pollino e in alcune zone delle Alpi occidentali, è l'Antocaris eufenoides. Antocaris eufenoides è considerata quasi minacciata nella lista rossa italiana. È una farfalla che vive in ambienti prativi dove cresce soprattutto in zone montane, dove cresce la biscutella levigata, una crucifera a fiori gialli con dei frutti molto particolari. Questa farfalla si riconosce facilmente negli individui di sesso maschile perché ha questa colorazione delle parti superiori che è giallo limone con l'apice delle ali anteriori rosso arancio molto, molto evidente. La femmina invece ha questa colorazione bianca con l'apice delle ali arancioni e una piccola macchia discale che la può diciamo, far confondere con il maschio di un'altra specie di farfalla che è l'Antocaris cardamines. L'Antocaris cardamines, che viene anche chiamata Aurora, è una farfalla che invece risulta molto diffusa un po' in tutta Italia, vola diciamo in questo periodo, ha un periodo di volo primaverile, si incontra in ambienti vari, diciamo, più o meno aperti, più o meno alberati, in cui, vedete, c'è un dimorfismo sessuale molto evidente. Il maschio ha le ali bianche con l'apice arancione e una piccola punta scura, che lo rende molto simile alla femmina dell'Antocaris eufenoides, però se fate caso la femmina dell'Antocaris eufenoides non ha l'apice scuro netto come invece l'Antocaris cardamines. E poi nell'Antocaris eufenoides la macchia discale, cioè questa piccola macchia qui, è leggermente più grande rispetto all'Antocaris cardamines. Inoltre, l'eufenoides ha il rovescio delle ali posteriori con un disegno molto diverso dalla cardamines, cioè ha il rovescio giallo-limone con delle fasce di colore verde con contorni molto meno irregolari rispetto all'Antocaris cardamines. La femmina dell'Antocaris cardamines ve la mostro confrontata con altre specie con cui può essere confusa, che sono queste qua. Allora, queste sono la Ponzedusa, l'Eucloe ausonia e l'Antocaris cardamines femmina, sono pieridi che somigliano un po', diciamo, alle pieris che abbiamo appena visto, perché hanno le parti superiori bianche con macchie nere, però hanno un rovescio con dei disegni verdi. Allora, nella Ponzedusa il rovescio ha un disegno verde molto poco frastagliato rispetto alle altre due, cioè se vedete i contorni delle zone verdi della Ponzedusa sono molto meno irregolari e frammentati rispetto ad Eucloe ausonia e Antocaris cardamines. E vedete anche che c'è al centro dell'ala posteriore un piccolo spazio bianco che invece è molto più allungato e frastagliato in Ausonia e Antocaris cardamines. Poi sulle parti superiori vediamo che in Ponzedusa, sia nel maschio che nella femmina, c'è una macchia discale nera con una striscia bianca che corrisponde alla fine della cella discale. Invece nella Eucloe ausonia e nell'Antocaris cardamines non c'è nessuna striscia bianca qua in mezzo. Ora qui c'è un accenno di bianco ma è legato all'usura della farfalla, però diciamo normalmente non c'è proprio, cioè la macchia è completamente nera o grigio scura. E poi in Eucloe, cioè scusate, in Ponzia ed Usa rispetto all'Eucloe ausonia, se guardate gli spazi bianchi all'interno della macchia apicale nera delle ali anteriori, vedete che questi spazi sono tutti di forma più o meno simile e hanno una specie di gambo che li unisce bianco, che li unisce al margine delle ali. Mentre nell'ausonia è presente una macchia A in alto molto grande, le altre sono molto più piccole. Invece nell'Antocaris cardamines queste macchie sono appena accennate lungo il margine dell'ala, ma diciamo, l'apice dell'ala anteriore è completamente grigio scuro.
Nell'Appennino settentrionale c'è una specie molto affine a Eucloia ausonia, molto simile, che si riconosce malamente allo stadio adulto, si riconosce meglio allo stadio larvale. Allo stadio adulto diciamo che la Crameri presenta le ali anteriori più leggermente più appuntite rispetto all'ausonia, però questo è un carattere che a volte non si apprezza, diciamo, facilmente. E in Eucloe Crameri il rovescio delle ali posteriori negli individui di prima generazione ha una colorazione verde oliva molto scuro, che è nettamente diverso dagli individui di seconda generazione. Negli individui di seconda generazione è un colore decisamente più giallo sulfureo, che si ritrova anche in Eucloe ausonia negli individui di prima e di seconda generazione. Cioè in ausonia le due generazioni hanno lo stesso disegno, diciamo la stessa colorazione del rovescio, mentre nell'Eucloe crameri c'è una differenza di colorazione tra la prima e la seconda generazione. Le larve hanno una livrea invece più, diciamo, più con delle differenze più apprezzabili, perché nell'Eucloe ausonia la larva è di colore interamente azzurrognolo con due fasce laterali gialle e una fascia dorsale violacea, mentre nell'Eucloe crameri il colore è più variegato, perché c'è una striscia violacea dorsale, una striscia giallo-verde laterale, una striscia grigiastra laterale e sotto una linea bianca. Cioè c'è una livrea molto più complessa, diciamo, rispetto alle Eucloe ausonia. Altri pieridi sono le Colias. Le Colias sono queste due specie che vi mostro, le uniche presenti nell'area appenninica, sono ampiamente diffuse. Sono farfalle che non aprono mai le ali quando si posano, quindi questa la livrea, diciamo, delle parti superiori la riuscite ad apprezzare giusto quando volano, oppure durante il corteggiamento la femmina può aprire brevemente le ali e quindi consentirvi di vedere la colorazione della parte superiore. In Colias crocea voi tipicamente avete una livrea di base di colore arancio, cioè i maschi sono sempre fatti così, hanno le parti superiori arancio con i margini neri e una macchia discale nera sulle ali anteriori e arancione a forma di otto sulle ali posteriori. Nelle femmine generalmente avete una livrea simile, quindi sempre con colore di fondo arancione, però all'interno della fascia marginale nera trovate delle macchie gialle che la permettono di distinguerla dal maschio. La colorazione arancio si vede anche sul rovescio dell'ala anteriore e quindi questo rimane un carattere distintivo apprezzabile anche quando la farfalla è, diciamo, quando la trovate, diciamo, sul campo sempre ad ali chiuse. Attenzione, perché alcune femmine di Colias crocea hanno una colorazione differente, che presentano una colorazione di fondo bianca e grigia sulle ali posteriori. Viene chiamata forma elice, questa forma cromatica, e risulta molto simile alla femmina della Colias alpha cariensis. Però se fate caso, la Colias alpha cariensis sulle ali posteriori presenta un margine scuro, nero, molto meno evidente, molto meno marcato rispetto alla Colias crocea. E questo si apprezza anche negli individui vivi, chiaramente, diciamo, ad ali chiuse, soprattutto quando li osservate in controluce. Il maschio invece non presenta problemi di identificazione, almeno nell'area appenninica, perché ha un colore di fondo delle ali delle parti superiori giallo limone, che si trova anche sul rovescio dell'ala anteriore, che permette di distinguere questa farfalla dalla Colias crocea. Altri pieridi sono le due Gonepteryx, che probabilmente la maggior parte di voi conosce, sono due specie molto diffuse. La Gonepteryx ramni viene chiamata cedronella in italiano e la Gonepteryx cleopatra viene chiamata cleopatra. Si possono trovare insieme queste due specie, anche se Gonepteryx cleopatra è una specie più termofila che si trova anche comunemente in ambienti di macchia mediterranea, dove invece Gonepteryx ramni tende ad essere meno frequente. Allora, le due specie, come le Colias, non aprono mai le ali a riposo, quindi il colore delle parti superiori lo vedete solo durante il volo o di nuovo durante il corteggiamento. Allora, Gonepteryx ramni, maschio, si riconosce facilmente perché ha un colore di fondo giallo-limone e ha queste ali a forma vagamente di foglia.
Nel maschio della Gonepteryx cleopatra invece il colore di fondo è sempre giallo limone, ma c'è una ampia area arancia sulle ali anteriori. Sul rovescio il maschio della Ramni è sempre di un colore uniforme, tendenzialmente più verdastro rispetto alla parte superiore, mentre nella Gonepteryx cleopatra vedete che c'è un'area arancio in questa porzione, la parte centrale dell'ala, che la rende, diciamo, facilmente riconoscibile rispetto al maschio di Ramni. Le due femmine invece di Gonepteryx sono estremamente simili e bisogna osservarle con molta attenzione per poterle identificare. La Gonepteryx Ramni si riconosce dalla Cleopatra perché presenta l'apice delle ali anteriori leggermente più prominente rispetto alla Cleopatra e non mostra mai una sfumatura color pesca in questa posizione indicata dalla freccia, che invece si ritrova nella Gonepteryx Cleopatra. Sono due caratteri abbastanza tenui, per cui non è sempre facile apprezzarli, ecco, soprattutto se hanno le ali semichiuse oppure sono individui leggermente consumati. Poi sulle parti superiori la Gonepteryx Cleopatra femmina presenta anche una sfumatura di nuovo color pesca piuttosto diffusa, che invece non si trova nella Gonepteryx Ramni. E poi finiamo i pieridi con le leptidia. Le leptidia sono delle piccole pieridi con un aspetto molto gracile, hanno questo addome molto sottile, hanno un volo molto debole, hanno queste ali molto allungate, arrotondate, rispetto alle pieris, questa è una pieris ergane che vi ho messo per confronto, vedete che la forma delle ali è decisamente diversa, più, diciamo, più compatta, più appuntita. Le leptidia nell'area appenninica sono due, la più diffusa è la leptidia sinapis e poi è presente in maniera più localizzata, almeno per quanto si sa, la leptidia reali. Le due specie possono essere distinte solo in base non alla livrea, ma alla morfologia degli apparati copulatori maschili e femminili. Quindi sul campo, quando vedete una leptidia, scrivete sempre leptidia SP, perché non saprete mai, a meno che non catturiate l'animale ed esaminiate l'apparato copulatore, non saprete mai se è sinapis o reali. La reali tende comunque ad essere una specie più montana rispetto alla leptidia sinapis, ecco, perlomeno in base alle conoscenze che abbiamo. La livrea è molto semplice, bianca, con l'apice delle ali grigio scuro nel maschio. Nella femmina l'apice delle ali è più biancastro, soprattutto negli individui di seconda generazione. Voi non avete praticamente, avete le ali completamente bianche. Sul rovescio, gli individui della prima generazione, sia di sinapis che di reali, sono presenti delle striature, diciamo delle macchie di colore grigio, mentre sul rovescio degli individui della generazione estiva il rovescio, cioè la colorazione è più uniforme, più biancastra.